Eccoci qui. Allora, grazie ancora a tutti per esserci. È un briefing che abbiamo organizzato per presentare insieme ai colleghi che hanno lavorato a questo rapporto SDG e la quinta edizione. È una presentazione che arriva in un contesto abbastanza, come dire, fortunato. Siamo alla vigilia della nuova legislatura, per cui il punto sugli indicatori di sviluppo sostenibile sono un riferimento interessante per vedere che cosa è accaduto in questi anni e anche per vedere, come tra poco, pochissimo, vediamo nell'illustrazione, le novità di quest'anno e tra queste novità come il framework degli indicatori dello sviluppo sostenibile entrano in qualche modo nell'orizzonte del PNRR per un monitoraggio del PNRR. Adesso non so se siamo sempre collegati perché non vedo più niente. Sì, siamo sempre collegati. Ok. Allora io procedo con fiducia che tutti ci sentano e ci seguano e vi presento chi è con me è Monica Pratesi, è a capo del Dipartimento per la Produzione Statistica. C'è Paola Ungaro, che è la ricercatrice che ha lavorato al rapporto SDG, ed è con noi anche Enrica Martino, una collega della Ragioneria Generale dello Stato, ed è con noi perché nella seconda parte del briefing vi illustrerà un po' il lavoro che abbiamo fatto per realizzare questo primo dashboard che è stato pubblicato sul nostro sito, sul sito di Italia Domani, che è stato già molto visto, utilizzato e anche raccontato e che consente una lettura del PNRR, dell'impegno di spesa che è stato fatto sugli obiettivi e le missioni del PNRR, visto con appunto il framework degli SDG. Ma io partirei con Monica Pratesi che ci introduce in questo incontro per poi appunto passare la parola a Paola Ungaro. Prego, Monica. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Il rapporto è alla sua quinta edizione, quindi 4 anni già sono passati e in questi 4 anni ISTAT ha prodotto questa serie di indicatori, come vedrete tra poco. Ma il momento è importante perché oltre a essere alla quinta edizione, è vero che da poco più di 6 mesi è in vigore il testo della riforma degli articoli 9 e 41 della nostra Carta Costituzionale. L'articolo 9 ribadisce e afferma che la tutela dell'ambiente deve essere fatta, così come la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina modi e forme di tutela degli animali. Allora, l'ambiente è importante. Nell'articolo 41 si afferma adesso che l'iniziativa economica privata non può svolgersi, e sono parole importanti, in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali di cui sopra. Allora, detto questo, è ovvio che servono dati affidabili, tempestivi, comparabili, per poter dar corpo, mettere a terra i principi costituzionali. È uno degli asciti più importanti della XVIII legislatura, è un passaggio di testimone per il nuovo Parlamento e il nuovo governo. Sicuramente le future politiche verranno adottate per rendere concreto questo impegno istituzionale, per poter monitorare cosa stiamo facendo per cogliere tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030. Allora, ISTAT fa la sua parte, produce dati, indicatori per ciascuno dei goal degli obiettivi di sviluppo sostenibile e in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato ha appena realizzato e pubblicato anche un dashboard
che consenta la navigazione del piano nazionale tra le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli indicatori di benessere e di sviluppo. L'utilizzo di questi indicatori per monitorare le politiche pubbliche e valutare i progressi verso lo sviluppo sostenibile è ormai parte integrante dei principali documenti della Commissione europea e anche dei nostri documenti di finanza pubblica. Allora, il sistema informativo dell'Istat, che già include l'allineamento degli indicatori per la misurazione BES del benessere equo e sostenibile con quelli di sviluppo sostenibile, è ora integrato anche con le 6 missioni previste dal PNRR. Quindi buon ascolto. Grazie Monica. Ecco, questo è un po' il contesto istituzionale, effettivamente è piuttosto unico il momento in cui si inserisce un po' la presentazione di questa nostra quinta edizione. Io, se ci siamo, perché vedo che i tecnici sono ancora un po' alle prese con i collegamenti, intanto posso dare la parola a Paola Ungaro per dare una illustrazione del rapporto, credo. No, forse c'è ancora forse qualche problema di abbiate pazienza un istante, ma non riusciamo a caricare le slide. Intanto, ecco, io vi chiederei questa cosa, facciamo dopo l'illustrazione, come ci diamo questo ordine di lavori, basta alzare la mano, io vi do la parola per fare domande, ecco. Ecco qua. Buongiorno, sì, scusatemi, qualche problema tecnico. Quindi siamo qui oggi per parlare di Agenda 2030, come si sa un'importante agenda politica varata nel 2015 con la sottoscrizione di 198 paesi, un'agenda globale che punta allo sviluppo sostenibile integrando le dimensioni fondamentali dello sviluppo sostenibile, che sono la dimensione sociale, la dimensione economica e quella ambientale, con l'integrazione della dimensione istituzionale che è fondamentale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. L'Istat svolge un ruolo estremamente importante perché investita, come gli altri istituti nazionali di statistica, dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite, a svolgere un ruolo di coordinamento nazionale per la produzione dell'informazione statistica per misurare lo sviluppo sostenibile e quindi gli avanzamenti verso i target dell'Agenda 2030. Dal 2016 l'Istat pubblica 2 volte all'anno le misure statistiche SDGs per l'Italia. Siamo quindi ad ottobre alla 12ª edizione, misure che vengono pubblicate nel sito dell'Istat che vedete a sinistra, e siamo alla 5ª edizione, come dicevano prima, come hanno detto prima di me, del rapporto SDGs. Ecco, in questa 12ª edizione diffondiamo 371 misure statistiche che corrispondono a 138 indicatori richiesti dalle Nazioni Unite, perché le Nazioni Unite hanno stilato una lista di indicatori, di 250 indicatori per misurare lo sviluppo sostenibile. Ecco, l'Istat studia, analizza la situazione dell'Italia calando la prospettiva globale nelle esigenze specifiche del paese, quindi producendo indicatori identici, misure statistiche identiche a quelle richieste dalle Nazioni Unite, ma anche misure statistiche simili o parziali e misure specifiche per descrivere il contesto nazionale. Ottobre 2022, 371 misure statistiche per 300 indicatori UN, vedete sul grafico la crescita nella produzione di informazione statistica dalla prima diffusione del dicembre 2016 ad oggi, siamo passati da meno di 100 misure statistiche a 370 circa. E diffondiamo i dati anche attraverso un dashboard che propone grafici
grafici interattivi e che consente la navigazione tra le misure statistiche SDGs, la visualizzazione e l'esportazione sia di grafici che di tabelle. Quali sono le novità del rapporto SDGs 2022? Notevoli abbastanza. La quinta edizione propone infatti un rafforzamento dell'utilizzo del sistema SDGs per il monitoraggio del PNRR, dando seguito ad un'esperienza dello scorso anno di prima mappatura delle misure statistiche rispetto alle missioni del PNRR ed ampliandola. Amplia le analisi rivolte alle disuguaglianze territoriali e di genere, alle quali è dedicato un capitolo, il nuovo capitolo. Introduce delle stime sull'evoluzione del processo di convergenza territoriale negli ultimi anni attraverso delle nuove misure rese disponibili per tutte le misure statistiche che sono disponibili in serie storica e a livello territoriale, e introduce per ciascun goal un approfondimento su temi di rilevanza e di interesse per lo sviluppo sostenibile a cura di studiosi e di rappresentanti che si occupano appunto di analisi dello sviluppo sostenibile e di produzione delle informazioni statistiche in ambito system ed extra system. Allora, vediamo quali sono gli andamenti principali dello sviluppo sostenibile in Italia. Che cosa è successo nell'ultimo anno? E questo grafico mostra i miglioramenti, i peggioramenti e le situazioni invariate per goal e per ciascuna misura, partendo dalle varie misure statistiche disponibili. Quindi nel breve periodo il quadro è complessivamente positivo. Vedete che c'è una preponderanza di verdi rispetto agli altri colori, perché circa la metà delle misure sono in miglioramento. Il 23% è stazionario, il 27% delle misure è in peggioramento. I miglioramenti sono prevalenti nel goal 17, partnership per gli obiettivi, grazie alla crescita degli indicatori che riguardano l'uso dell'ICT, particolarmente intensa durante la pandemia, e grazie ai miglioramenti nella gestione dei rifiuti che caratterizzano il goal 12, consumo e produzione responsabile. Peggiorano invece, o meglio, presentano il maggior numero di indicatori in peggioramento, il goal 6 acqua e il goal 9 infrastrutture. Se confrontiamo questa situazione a quella di 10 anni prima, vedete che l'ultimo anno a quella di 10 anni prima, vedete che naturalmente i miglioramenti sono ancora superiori. Il 60% degli indicatori è in miglioramento, il 17% è stazionario, il 23% in peggioramento. In questo caso le variazioni positive sono ancora una volta più rilevanti nel goal 17 e nel goal 12, ma anche nel goal 7 dell'energia pulita, grazie ai miglioramenti delle fonti energetiche rinnovabili, all'intensità energetica. Sono elevati anche nel goal della parità di genere, nel goal delle infrastrutture e nel goal fame zero. Invece i peggioramenti si riscontrano soprattutto nel goal 11, città e comunità sostenibili, nel 13, cambiamento climatico, nel 4, istruzione e nell'1, povertà. Gli andamenti territoriali dello sviluppo sostenibile sono una tematica molto complessa da studiare, che può essere analizzata da più punti di vista. In questo grafico proponiamo una sintesi avendo costituito 5 gruppi che vanno dal più svantaggiato al più virtuoso in termini di avvicinamento agli obiettivi dell'agenda, e abbiamo calcolato per ciascuna regione, ciascuna ripartizione, quante misure ricadono nei vari gruppi. E anche quest'anno si conferma il vantaggio del Nord-Est, che presenta il 33% delle misure nel raggruppamento territoriale più virtuoso, con Bolzano e Trento che superano il 50%. Nel nord-ovest si evidenzia il vantaggio della Valle d'Aosta e della Lombardia. Al centro le misure, sto guardando le barre in basso, al centro le misure si concentrano tra il terzo e il quarto gruppo, quindi diciamo in una posizione intermedia, nonostante Lazio e Marche raggiungano circa il 20% di misure nel quintile più virtuoso. Il mezzogiorno conferma la posizione di svantaggio, con 39% e 47% rispettivamente al sud e nelle isole di misure che si collocano nel gruppo più svantaggiato, con percentuali ancora più elevate, le vedete qui, in Sicilia, Calabria.
Ora, accennavo alla stima dell'evoluzione del processo di convergenza territoriale negli ultimi 10 anni. Per misurare se nel corso degli anni le disparità mezzogiorno e centro-sud sono andate migliorando, cioè sono in via di superamento o meno, abbiamo introdotto per 164 misure ISTAT SDGs dei nuovi indici, e i risultati sono quelli mostrati nel diagramma. Il 50% circa delle misure analizzate si caratterizza per una riduzione delle distanze tra le regioni, il 20% sono stabili, il 33% invece vede peggiorare e quindi ampliare la divergenza interregionale. Leaving no one behind è il principio cardine dell'agenda 2030. Il PNRR ha tra le priorità trasversali la riduzione delle disparità territoriali di genere e intergenerazionali. Quindi il PNRR e l'agenda 2030 definiscono un terreno comune per le sinergie nel contrasto delle disuguaglianze. Ecco perché in questa edizione del rapporto abbiamo predisposto delle analisi che propongono un approccio multidimensionale per misurare le disparità territoriali e di genere. A livello territoriale abbiamo studiato 152 misure statistiche, per ognuna delle quali è stata stimata la distanza, per ognuna delle quali abbiamo individuato una regione o una provincia autonoma che abbiamo definito best performer, cioè il miglior risultato ottenuto da una regione o da una provincia rispetto naturalmente agli obiettivi dell'agenda negli ultimi 10 anni. Abbiamo stimato la distanza di tutte le regioni dalla best performance e poi abbiamo sintetizzato questi risultati per goal. Dal punto di vista invece delle disuguaglianze di genere abbiamo effettuato un'analisi su 100 misure classificate in 6 aree. I risultati sono molto ampi, quindi devo necessariamente essere sintetica. Intanto per quello che riguarda il territorio possiamo dire che 2/3 delle best performance si collocano nel nord, e che oltre il 50% delle best performance sono state raggiunte nel corso degli ultimi 5 anni. Poi i vari goal mostrano un comportamento differenziato in termini di omogeneità o eterogeneità delle regioni rispetto alla best performance. Che cosa significa? Il goal di sinistra, il grafico di sinistra che mostra il goal 3 della salute, mostra come le regioni si collochino tutte intorno al cerchio in grassetto che definisce la media italiana e più o meno equidistanti dal centro che definisce la regione best performance. Best performer. Quindi questo significa che tutto sommato le regioni hanno un comportamento omogeneo rispetto agli obiettivi del goal 3. Il goal 10, che è quello delle disuguaglianze, che punta a ridurre le disuguaglianze, invece mostra una situazione molto differente, con un accentramento delle regioni del nord in prossimità della best performance, tutte dentro il cerchio, quindi con valori migliori del livello medio italiano, e le regioni del sud, per lo più del sud, che si collocano invece esternamente al cerchio, alcune anche in posizione molto lontana. In generale gli andamenti più omogenei si rilevano, oltre che per il goal 3 che ho mostrato, anche per il goal città sostenibile, per il goal 12 consumo e produzione responsabile. Invece quelli che mostrano, i goal che mostrano maggiore eterogeneità sono appunto il 10 che ho mostrato, il 17, l'8 il lavoro e crescita economica. L'analisi di genere invece ci mostra una diffusa riduzione delle disuguaglianze di genere. Per 62 misure si osserva una riduzione dei divari in favore delle donne, 11 misure sono stabili e 27 invece mostrano un ampliamento dei divari a svantaggio femminile. Le aree in cui sono superiori i miglioramenti sono quella del reddito e rischio di povertà e quella dell'empowerment e inclusione. Tanto per fare un esempio, nel reddito tutti gli indicatori tendono a definire dei progressi per la componente femminile superiori a quelli della componente maschile. In empowerment e inclusione osserviamo un maggiore incremento della quota di permessi di soggiorno per le donne che non per gli uomini, e una maggiore riduzione della percentuale di donne in attesa di giudizio rispetto agli uomini.
Abbiamo parlato degli indicatori ISTAT SDGs, ma in realtà abbiamo costituito un sistema integrato di ISTAT per SDGs e BES in un'ottica integrata tra benessere e sostenibilità. Infatti non solo il sistema del BES, del benessere equo e sostenibile, e gli SDGs hanno in comune 64 misure, ma da marzo 2021 è stato costituito un vero e proprio sistema integrato per l'acquisizione dei dati e per la produzione, la gestione e la diffusione degli indicatori. E sempre in ambito di sistemi integrati e di monitoraggio delle politiche, l'Istat e la Ragioneria Generale dello Stato hanno predisposto e pubblicato proprio a settembre, da pochissimo tempo, una prima versione di un quadro integrato per la mappatura delle risorse previste dal PNRR. 64 indicatori statistici ISTAT SDGs sono stati mappati, nel senso di essere stati attribuiti a misure specifiche su misure del PNRR. E qui c'è uno schema riassuntivo che ci dice che gli indicatori statistici associati al PNRR prevalgono nella missione inclusione e coesione, in quella riduzione verde e transizione ecologica e in istruzione e ricerca. Dal momento che ciascuna submisura può essere associata a più indicatori, è stato introdotto il concetto di indicatore statistico prevalente, affinché potessero essere attribuiti gli importi finanziari previsti dal PNRR ad una sola misura in maniera funzionale al monitoraggio. Quindi in questa colonna ci sono gli indicatori prevalenti. Io direi che posso fermarmi qui. Sì, grazie Paola. Direi che naturalmente molti colleghi conoscono questo strumento, questo framework, ci si naviga. Io mi permetto di fare una segnalazione, visto il contesto di crisi energetica in cui viviamo. C'è il goal numero 7 che in queste mappe che ha fatto vedere prima Paola, fa vedere come appunto, nonostante ci sia stato un forte miglioramento, più di un quinto è aumentato nel periodo di analisi la capacità di produzione di energia con fonti rinnovabili, restiamo uno dei paesi più dipendenti dal punto di vista energetico, e questo goal 7 ci fa vedere nelle regioni come sono appunto eterogeneamente distribuite, un po' come quello che abbiamo visto prima su sanità virtuosa verso diseguaglianza. Ecco, anche sul panel energia qualche notizia interessante c'è, si vede come la Sardegna è molto lontana e le province autonome di Trento e Bolzano invece sono più virtuose nella corsa verso una produzione con fonti rinnovabili. Era solo per fare un esempio di contesto. Il riferimento al PNRR è stato evocato più volte. Allora do la parola a Enrica Martino, la collega della Ragioneria Generale dello Stato, con cui appunto abbiamo in corso questa collaborazione, che ha l'ambizione di fornire un primo strumento di lettura analitica del PNRR e degli sviluppi del PNRR, per ora con gli impegni di spesa, naturalmente strada facendo si articolerà anche sulle realizzazioni. Enrica, prego. Sì, buongiorno e innanzitutto grazie mille di questa presentazione. E come è stato detto, questo primo lavoro, la pubblicazione della dashboard e anche del quadro integrato tra misure e submisure del PNRR e gli indicatori statistici collegati all'Agenda 2030 e al framework del BES, è un primo frutto di un lavoro di un percorso che in Ragioneria abbiamo avviato proprio per individuare un set di indicatori statistici che descrivano i fenomeni economici, sociali e ambientali in cui si inserisce l'azione del PNRR e su cui le misure del PNRR hanno l'ambizione di agire. E la selezione di questi indicatori è frutto di un percorso condiviso, innanzitutto avviato con le amministrazioni centrali che sono titolari degli interventi e poi proseguito con Istat e con il MITE in quanto amministrazione competente per la definizione della nazionale per lo sviluppo sostenibile e in strategie di policy che l'Italia ha adottato sia a livello nazionale e internazionale. Questo principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile è un principio che è stabilito dall'OCSE e
a cui abbiamo voluto ispirarci proprio per poter descrivere l'azione del PNRR nell'ottica di un quadro coerente di indicatori che consenta di leggere l'azione delle politiche pubbliche con una lente comune e quindi consenta di analizzarne l'impegno, innanzitutto, come è stato detto, l'impegno di spesa, ma poi sperabilmente l'attuazione e l'avanzamento con un linguaggio comune. Quindi è un primo esercizio, un primo sforzo che speriamo sia poi condiviso anche da altri interventi, proprio per arrivare a una capacità di lettura delle politiche pubbliche secondo un linguaggio comune e secondo gli obiettivi che l'Italia si è data sia su tavoli nazionali che internazionali, appunto. L'utilizzo degli indicatori del quadro SDGs consente inoltre, ha consentito di rispondere anche a un incoraggiamento del Parlamento che in una risoluzione in primavera aveva proprio chiesto di avere un'interpretazione dell'azione del PNRR nell'ambito dell'avanzamento dell'Agenda 2030. Quindi appunto il quadro che abbiamo iniziato a costruire consente proprio di leggere l'azione del PNRR e di vederne il contributo verso l'avvicinamento agli obiettivi che l'Italia si è data con l'agenda. Questo è un lavoro in corso perché ovviamente gli indicatori statistici SDGs, come abbiamo detto, consentono di catturare moltissime delle misure del PNRR, non tutte per la peculiarità dell'agenda che, data la sua dimensione planetaria, ovviamente pone degli obiettivi che in alcuni casi non sono catturati dal PNRR, che non agisce su tutto, e quindi è un lavoro ancora in costruzione sia con Istat sia con il MITE, con cui uscirà appunto un lavoro analogo per la specifico sulla strategia nazionale, e con le amministrazioni titolari, in modo da anche valorizzare e mettere a fattor comune il patrimonio informativo dei dati amministrativi di cui le amministrazioni sono titolari. Provo a condividere lo schermo in modo da vedere insieme la dashboard che è stata appunto pubblicata sia sul sito di Istat sia sul sito di Italia Domani qualche settimana fa. Allora, come è stato detto, il primo quadro che consente di vedere è proprio come l'ammontare finanziario che è stato stanziato sul PNRR si distribuisce fra i goal dell'Agenda 2030. Come è stato detto dalla dottoressa Ungaro, ovviamente si parla di collegamenti prevalenti, nel senso che ogni misura potrebbe andare a incidere proprio per la natura delle politiche, che non sono in genere unidimensionali, su diversi indicatori statistici e quindi su diversi target dell'Agenda 2030. Noi abbiamo scelto un criterio di prevalenza in modo da poter distribuire tutte le risorse. Un'altra cosa che salta all'occhio è che ovviamente non c'è un contributo omogeneo fra i goal dell'Agenda 2030, questo proprio perché i goal spesso catturano delle dimensioni che nel PNRR sono particolarmente rilevanti. Per fare un esempio, il goal 9 riguarda le infrastrutture, l'innovazione, il sostegno alle imprese. Infatti il contributo a questo obiettivo deriva praticamente da tutte le missioni del PNRR, tutte e sei, ed è particolarmente significativo. Giusto per fare un altro esempio, il goal 4, educazione di qualità, ha un contributo più mirato dalla missione 4, che appunto agisce su istruzione e ricerca, ma anche qualche ulteriore contributo finanziario viene dalle missioni 1, in particolare riguardano le missioni di riqualificazione del capitale umano anche nella pubblica amministrazione, missione 5 e 6, che pure prevedono misure di formazione per i lavoratori e in particolare per i lavoratori del settore sanitario. Il tableau è costruito in modo da poter poi entrare nel dettaglio non solo delle sei missioni, ma delle misure e submisure del piano, e prendendo anche uno spunto che era emerso dal tavolo del partenariato economico e sociale del PNRR, che aveva richiesto un'attenzione particolare alla dimensione territoriale, alla dimensione giovani e genere del contributo del PNRR, ovviamente la selezione degli indicatori
che è già fatta con questo criterio nel framework SDGs, ma che anche da parte nostra, per gli indicatori che usciranno da questo framework, prediligeremo, consente proprio una ripartizione per territorio, per classi di età, ovvero rilevante, e per genere, in modo appunto da poter entrare in questi dettagli. Come ho detto, per ora non tutte le misure del PNRR trovano un corrispondente indicatore statistico, stiamo lavorando in questo senso, e come è stato sottolineato prima, al momento possiamo descrivere qual è lo stanziamento di risorse. L'ambizione è poi mostrare anche l'avanzamento del PNRR. Ovviamente con la consapevolezza che quello che stiamo vedendo è una descrizione della realtà in cui il PNRR si cala e si attua, non è un esercizio di valutazione. Per poter parlare di impatto del PNRR, ovviamente è necessaria tutta un'altra strumentazione metodologica e anche di granularità dei dati a disposizione, quindi mettere a disposizione della ricerca il patrimonio informativo dato dai dati amministrativi, dai dati individuali, e anche la diffusione della consapevolezza della necessità di un lavoro del genere per poter appunto valutare qual è l'impatto, mentre l'individuazione degli indicatori consente intanto di suggerire qual è il contesto in cui la politica viene presentata, proposta, attuata e come questo contesto evolve. Grazie Enrica. Diciamo che, come avranno capito i colleghi, si tratta di un cantiere in corso. È interessante perché in qualche modo voi sapete che 10 diciamo indicatori BES vengono già utilizzati dal Ministero dell'Economia per la verifica su una serie di politiche, e c'è un allegato BES oramai famoso al documento di economia e finanza che ci ha abituato a questo tipo di analisi articolata sugli indicatori statistici sul risultato delle policy. SDG potrebbe essere un complemento per l'analisi del PNRR e dare un contributo, diciamo, che appunto va a complemento con quello che viene fatto con il BES sulla programmazione di bilancio. Forse Monica Pratesi può dirci l'impegno di Istat su questa prospettiva, che è tutta da costruire, ma che, come vediamo da questo primo lavoro, ha delle basi solide, insomma. Ma mi sento di dire che Istat è già pronta a prendersi questo impegno. Resta da capire se in prospettiva sembra importante, a noi lo sembra e ci pare proprio, accompagnare lo svolgimento del PNRR anche con l'evoluzione delle misure statistiche che già abbiamo inserito in questo dashboard fatto con la Ragioneria Generale. E il frame SDGs, come si è visto, copre molti ambiti, tutti gli ambiti, se vogliamo, sicuramente quelli nei quali operano le missioni del PNRR, quindi perché no? Anzi, noi abbiamo già una tradizione, una storia, è il quinto anno, quindi per l'istituto è una produzione che è già avviata e solida, perché no? Ecco. Tra l'altro c'è questa curiosità cronologica per cui il ciclo di policy disegnato dal PNRR, che si conclude nel 26, o almeno per ora, se non ci saranno modifiche di percorso, più o meno si colloca quasi a ridosso dell'obiettivo dell'agenda 2030, per cui a quel punto sarà interessante, con questo frame di indicatori, con questa capacità di lettura analitica, che capire a che punto saremo arrivati da una rispetto ai target 2030 con questo, come dire, con questo programma nazionale di ripresa e resilienza che è stato messo in campo. Insomma, questo era un po' quello che vi volevamo illustrare, raccontare nella cartella stampa. I colleghi trovano naturalmente tutti i riferimenti e facili contenuti. Però noi siamo a disposizione, se lo ritenete, per rispondere a qualcuna delle vostre domande, magari nel prossimo quarto d'ora che ci resta, 20 minuti. Quindi se volete fare qualche domanda, avete l'opportunità di farla direttamente appunto ai colleghi
qui dell'Istituto e anche alla nostra collega, la dottoressa Enrica Martino della Ragioneria Generale, su questo strumento che abbiamo fatto vedere. Se chi vuole fare una domanda, se ci segna come si fa, insomma, in questi casi alzando la mano, io do la parola molto volentieri. Nessuno ha curiosità? Tanto in questo momento vedo collegate una ventina di persone, insomma, e quindi cioè che ci hanno seguito fin qui. E che ringrazio anche per la pazienza, perché mi rendo conto che la materia è abbastanza, come dire, articolata e anche un po' complessa, e quindi non è il solito dato sul PIL che fa titolo immediatamente, insomma. Bene, allora, se non ci sono domande, io però appunto non è obbligatorio farle, vi ringrazio tutti gli intervenuti, trovate tutto appunto nella cartella stampa, sul sito, e nulla, io ringrazio anche a nome dell'Istituto Enrica Martino che è venuta a questo nostro appuntamento, e se appunto se non ci sono domande chiuderei qui la conferenza stampa. Grazie ancora a tutti, arrivederci. Grazie, buongiorno. Arrivederci.